Purtroppo devo dire che è accaduto quello che sta dicendo la verità. Il consigliere Ruffino ha deciso di cambiare le toppe della stanza del presidente e quindi io mi ero avvicinato presso la mia stanza per prendere le cose personali, non essendo a conoscenza del cambiamento della serratura. Sono dovuto ritornare indietro chiedendo perché è stata cambiata la serratura. Ora cosa succede? Perché se diamo fondo alle carte credo che ci perdiamo. Dal punto di vista politico, Giuseppe Manzella è ufficialmente rimasto un presidente che non è voluto dalla maggioranza e diciamo che forse è un po' più ben voluto dalla minoranza. Ora, comunque è una situazione atipica dal punto di vista politico. Diciamo che la situazione si è capovolta. All'inizio avevamo avuto problemi con la minoranza. La maggioranza, devo dire che fin dal primo giorno non è mai, diciamo, c'è stato un buon sangue con la maggioranza, perché mi ricordo la prima sera quando c'è stata quella problematica che tutti noi conosciamo. Raramente sono scesi a difendere un presidente che si ritiene super partes di tutte le situazioni. Devo dire, non raramente, ma spesso io venivo attaccato in modo strumentale alla maggioranza, dall'opposizione, e mai nessuno è sceso in campo per difendere le posizioni del Consiglio Comunale. Questa era una premessa che intendevo fare e che volevo avere la possibilità di farlo. E adesso invece con la minoranza i rapporti sono migliorati. La minoranza non è che vogliono bene al Giuseppe Manzella presidente, questo che sia chiaro. La minoranza, io anzi, la ringrazio tutti coloro che hanno preso a cuore questo tema, perché si tratta di un tema di legalità, di fare rispettare la legge. Quello che a Cinisi purtroppo non è stato fatto. Come noi sappiamo, per sfiduciare, la sfiducia a parte non esiste, per revocare il Presidente del Consiglio servono a Cinisi 2/3 del Consiglio Comunale. 2/3 del Consiglio Comunale equivale a 14 consiglieri, minimo 14 consiglieri comunali. Qui si voleva usare una scorciatoia non legale dal mio punto di vista, applicando uno statuto già vecchio, perché è stato aggiornato l'ultima volta nel 2010. Questa scocciatura ha permesso a questa maggioranza di sfiduciare e revocare un Presidente del Consiglio. Mi permetta, ma è lecito adesso aspettarsi che comunque la maggioranza, restando più attenta e guardando meglio le carte, ci riproverà? Ma io mi auguro di no, perché il problema, se le cose non funzionano nel paese, non è certo perché c'è Giuseppe Manzella Presidente del Consiglio. I problemi sono tanti e da risolvere. Io, infatti, con l'ultimo bilancio, e le carte lo dicono, io ho votato il bilancio perché lo ritenevo e lo ritengo utile per i cittadini. Ci sono 24 milioni di euro da spendere e vanno nella direzione di risolvere i problemi. Uno dei primi problemi che ha da risolvere: il problema della raccolta differenziata, del rifiuto, della tasse, e questi cittadini non sono tartassati di tasse. Dicevamo inizialmente che si dovevano abbassare, questi continuano ad aumentare. La differenziata è diminuita rispetto all'anno scorso, siamo arrivati al 20%. Io mi auguro che l'impegno che hanno messo per sfiduciare me lo mettano per governare questo paese. Non la preoccupa il fatto che adesso i consigli comunali saranno inevitabilmente ad alta tensione? Non mi preoccupo, perché io ho sempre lavorato in termini di legalità, in termini di difendere il mio territorio, in termini di portare temi non certo personali, ma temi che rispondono alle esigenze del paese. In bocca al lupo, credo che ne abbia bisogno. Io la ringrazio tantissimo, la mia fiducia è piena rispetto alle istituzioni, rispetto a chi è sopra di noi, quindi ho piena fiducia a queste persone.